l'amico, l'amico Paolo Parrella che ci, ci riprendiamo a Vicenza. Paolo Parrella. Da profondo sud che mangia. Mangia lei Parrella, fa? No, no, ma venuto allora, a Bari? Prego, ma la facciamo insieme la foto. Io sto aspettando la mamma perché ho perso nella bolsa. Ma non hai risposto alla mia domanda, è rimasto, è rimasto. Stavo rispondendo anche al fanciullo che aveva una foto, faccio subito la foto con te e rispondo alla sua domanda. Voglio sentire. Allora, intanto diamo un'attualità e una ubicazione, siamo qui appena è finito l'angelo di Papa Francesco, e questo video poi lo metterò su YouTube. Ah, sì. Mi è piaciuto quello che ha detto oggi il Pontefice? Soprattutto a proposito delle, della beatitudine e della fede. Mi sì, è piaciuto. Allora, molto. Fernando Karl Popper, che mi diceva, lo conosce, filosofo, saggista, ha scritto il libro Memorabile, che è cattiva maestra televisione, molti anni fa, 30 anni fa. Lui l'ha scritta a livello cartaceo, io ho messo in gioco il mio corpo, sono poi bello alto, 1,91, divento un pennello e vado a essere virus mediati. Ogni volta che io sono comparso in questi 17 anni all'interno dei telegiornali, quello che era non è più, cioè è una mutazione artistica, partendo dal presupposto di Guido Borde, che è il precursore del situazionismo, che ci ha insegnato che cosa? Ma situazionismo, attenzione, c'è anche l'esibizione. Allora, c'è anche l'esibizionismo, quello è evidente che sia patologico. Ma al di là di quello, oltre a quello, ci sono anche dei contenuti. E se ci fosse solamente l'esibizionismo e il nazismo sarebbe fine a se stesso. Io a 13 anni ho avuto purtroppo un prete, lo dico qua proprio a due passi da San Pietro, che purtroppo mi ha, diciamo, tradito. Se ci sono dei minori mi taccio, ci sono. No, dico al fanciullo prima, un prete, Don Vittorio Damiani, che non è stato fedele alla sua scelta di vita, alla sua missione, da quel momento io grido un dissenso nei confronti della società, che non tutela le due categorie più sacre, quindi le donne e i minori. E oggi la donna non è tutelata, la donna che mi esce di sera dopo le 20 è a rischio, uno, ma soprattutto come la televisione utilizza morbosamente la figura della donna, e quindi programmi tipo Pomeriggio 5, Matrix, adesso non c'è più mai, ma quando c'era, Porta a Porta, che mi parlano in continuazione dei diritti di Yara, di Melania, di Sara, donne che vengono uccise e uccise in televisione, laddove, concludo, esiste questa forma di speculazione e di morbosità nei confronti della cronaca nera, esisto io che la decontestualizzo e la denuncio. Buon pranzo, buona domenica. Buona domenica, allora, come saluta sempre Padre Francesco, perché non vedo che Padre Francesco dice sempre buon pranzo, quindi evidentemente anche lui è ghiotto di cucina, è un uomo e quindi non male che sia così. Allora, qui abbiamo una fanciulla giustamente che paolinizza, allora dov'è? Lì? Allora, io faccio il giornalista e tu fai le cose. Allora, attenzione, abbiamo... La mamma adesso poi la troveremo. Dove è la mamma? No, la mia mamma che non vedo più, è scomparsa. Allora, io faccio il giornalista e tu sei autorizzato a fare le cose dietro. Allora. Allora, abbiamo un collegamento, abbiamo un problema di linea, io chiedo scusa alla regia, però ho capito, però devo andare via, sì, devo andare via, direttore Fede, ho capito, c'è Paolini dietro, sì, ma direttore, ma non è, ma direttore Fede, a parte che lei è un grande maleducato, perché io devo dare anche diritto di cronaca ai cittadini, direttore, ma lei si è licenziato, lei è licenziato. Io devo ridare la linea, io devo ridare la linea purtroppo alla regia, se ne vada. Questo Papa vi piace? Sì, è partito bene? Sì, è partito bene? Oh. Ma soprattutto però, visto che c'è un vecchio detto scritta male del verbo volant, che possa essere anche l'auspicio, quindi l'inizio, la partenza è molto positiva, io che ho attaccato spesso la Chiesa, chiede il Dio, ma ho attaccato i precedenti, questo mi piace, mi entusiasma molto. Però poi anche dagli scritta, cioè dai verba ai scritta, ai fatti, quindi che siano poi, cioè che questa Chiesa che deve essere meno
espansiva, meno ricca, che sia poi visibile, che lo rendano veramente... E ancora, grande, osannato. Ma io la mamma, dove sta la mamma? Se penso tu, invece di pensare alla mamma, che ti ha predicato. Paolini ha perso la mamma. Ma chi l'ha visto, scusa?